Noi, cari fratelli, non dobbiamo dimenticare il messaggio del Cuore Immacolato, il messaggio di Fatima. Se il mondo non farà penitenza, la Russia spargerà i suoi errori. Facciamo penitenza, convertiamoci al Signore. Siamo strumenti del trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Sono tanti, con una facile speranza, i bestemmiatori che prendono pure in giro. Il cuore tanto trionferà, quindi noi non dobbiamo darci da fare, non dobbiamo pensare a quelle brutte cose. Guai, chiudiamo gli occhi, meglio non pensarci. E questo è l'atteggiamento del cristiano. Noi sappiamo che Dio certamente opererà una salvezza potente con il suo braccio steso, ma vogliamo essere strumenti di questa salvezza, che Egli opera come l'ha operata tramite il corpo di Cristo, inchiodato sulla croce. Così Egli opererà la salvezza tramite una chiesa crocifissa. Quale gioia saper stare con Gesù sulla croce? Ecco come trionferà il cuore immacolato di Maria. E noi per questo dobbiamo stringerci attorno al vessillo di Cristo per combattere l'orrore del demonio. Allora, proprio per questo, vi dico che bisogna saper trarre del bene anche dal male. Non bisogna chiudere gli occhi davanti alla verità del male, non dobbiamo essere scioccamente e superficialmente ottimisti. Dire il male esiste, ma imparare il bene proprio per la contrapposizione al male. Vedete, miei cari, nei paesi dell'Est, in quelle grandi prigioni di popoli uccisi, io ho imparato veramente la malizia del demonio, il salutare timore dell'inferno, perché il demonio non avrebbe nessun successo e non potrebbe fare strage di anime se non si travestisse da angelo di luce. Allora il demonio, in apparenza, è tanto buono, suggerisce tante cose edificanti. Giustizia sociale, tutto andrà bene, non ci sarà più ingiustizia né sfruttamento degli uni riguardo agli altri. Tutta la società sarà bella, non ci sarà più alienazione. E gli sprovveduti e gli sciocchi si fanno strumenti del malvagio, si fanno strumenti di colui che è l'omicida delle anime umane fin dall'inizio. Vedete quanto è importante coltivare, oltre le virtù morali, anche le virtù intellettuali. Ci sono dei cristiani che pensano che essere sciocchi, essere sprovveduti, essere imprudenti, essere superficiali è quasi un titolo di merito e di santità. Non è vero. Non c'è un santo ingenuo, ogni santo è sì innocente come un bambino, ma è anche astuto come un serpente. Quindi bisogna aprire gli occhi della nostra mente, vedere il male e adorare il Dio infinitamente più potente del male stesso. Il demonio raggira, da un lato promette delle cose estremamente lusinghiere, ma poi, dopo, se gli si dà retta, sapeste voi. All'inizio sembra che sia qualcosa di dolce e di buono, ma poi, dopo, vi schiaccia. Proprio nel regno dell'Anticristo io li imparai, non per merito mio, perché io sono molto duro di imparare, ma imparai proprio per grazia di Dio e per l'illuminazione del suo Santo Spirito.